Buonasera a tutti. Non mi allungo a fare discorsi ideologici perché ne abbiamo già sentiti abbastanza oggi. Sono qui per presentare un progetto che stiamo portando avanti con alcuni ragazzi a livello nazionale, ragazzi per modo di dire, perché la maggior parte sono professionisti, imprenditori. Volevamo creare una rete di lavoro tra persone che si occupano di ambiti diversi in modo da poter portare avanti dei progetti che siano a metà o di nuova incubazione da parte di questi professionisti, in modo da contribuire tutti un po' ed evitare quindi di fare la fila delle inutili scartoffie burocratiche per i finanziamenti e quant'altro, che sappiamo molto bene noi che facciamo impresa quanto sia difficile ottenerne uno senza garantire in nessun modo con il patrimonio personale o con quello dei propri genitori nel caso delle start-up. Quindi per questo motivo abbiamo pensato a questa iniziativa che si estende a tutti gli iscritti a Futuro e Libertà a livello nazionale, in modo quindi da poter realizzare questi progetti, concretizzarli tutti insieme. Cosicché alla fine, oltre ad aiutare noi stessi, potremo anche aiutare il partito finanziandolo con quello che ne verrà fuori. Soprattutto per dare alle persone che ci guardano da fuori anche l'esempio di persone che veramente si impegnano per fare quello per cui si sono messi oggi su questo palco a creare questo nuovo soggetto politico. Perché se non siamo noi i primi a dare il buon esempio e non siamo noi i primi ad impegnarci seriamente ad ottenere dei risultati concreti, non possiamo aspettarci che gli altri siano indulgenti con noi e accettino le nostre critiche, i nostri attacchi e le nostre proposte. Quindi questo motivo chiedo a chiunque volesse contribuire al progetto di unirsi. Poi vorrei fare una proposta per quanto riguarda, perdonami, visto che tanti hanno parlato senza rispetto per il tempo degli altri, vorrei fare una proposta al partito stesso per quanto riguarda la rappresentanza televisiva, dove noi non abbiamo molta visibilità e anche su quella dei giornali. Invece di sprecare il tempo prezioso dei nostri onorevoli per andare a parlare con persone di calibri molto discutibili che dicono cose molto inutili, a mio avviso, penso anche di tante altre persone, potremmo benissimo mandare avanti i coordinatori dei nostri circoli e i ragazzi che si possono offrire per dare l'immagine di noi che è quella che oggi hanno cercato di portare avanti anche i nostri rappresentanti. Quindi, visto che è un partito per i giovani, diamo la possibilità ai giovani di poterci rappresentare veramente e di andare a confrontarci con quelli che veramente sono degli avversari politici in modo leale e rispettoso sul piano delle proposte, soltanto quando dalla controparte ci sono persone che veramente ascoltano. Per quelli che non valgono niente, bastiamo noi che siamo la base. Grazie.